Allora, ciao ragazzi, sono Federico Cecchin e sono un illustratore di Pordenone. Ho una quarantina d'anni, non si vede, sono bello bianco. Allora, questa mattina mi sarebbe piaciuto fare un video che potesse spiegare un pochettino come io lavoro all'interno del mio studio con le illustrazioni, le caricature e quant'altro. In questo momento sto realizzando delle caricature su commissione. Volevo così farvi vedere un po' come non inchiostrate in questo caso. Il disegno l'ho già preimpostato e quindi in questo momento devo inchiostrare. Inchiostrare come? Non con inchiostro, ma in realtà con inchiostro di pixel, ovvero da una tablet digitale, una Wacom a 22 pollici, quindi una bella sberla del genere, che è in realtà una tablet che è una sorta di monitor, cioè un grande monitor che ora vi faccio vedere. Eccola! È un grande monitor che permette di andare a disegnare direttamente quello che voglio, direttamente a contatto da questa penna, penna ottica, una penna digitale. Andando a contatto sul monitor io vado direttamente a disegnare quello che voglio io, insomma, ecco. Scusate il casino di questo mio studio, ma questo è anche uno dei primi video, un primo video che voglio fare così, sperimentare. Quindi iniziamo subito con l'inchiostrazione e ci vediamo poi alla fine. Grazie. Sono partito già dagli occhi, l'inchiostrazione appunto verrà fatta adesso su questa tablet. Il programma che uso è Photoshop, semplicemente. Photoshop è comunque un software che ti permette di disegnare in maniera molto semplice, ti permette di fare dei livelli, quindi tu puoi realizzare appunto la tua bozza a matita e poi sopra realizzare la tua inchiostrazione che ti permetterà di rifinire bene il disegno. Come vedete c'è proprio un livello, io stacco il livello, vedrete una leggera differenza tra questi occhi e questi occhi proprio perché mentre io disegno guardo comunque la fotografia, cerco di correggere in tempo reale magari qualche errore che nella bozza si può essere evidente. Iniziamo l'inchiostrazione. Ho impostato il mio foglio, diciamo, in formato A3, ha una risoluzione di 300 dpi e utilizzo un pennello con un tratto nero forte che mi permette di avere questa resa, insomma, niente sfumature ma un segno bello netto. E vediamo un po' adesso come andare a inchiostrare. Il segno deve essere molto sicuro. Se notate che il segno non è venuto bene, mela Z contro Command Z in Apple e oppure CTRL Z appunto con PC e andate a rifinire. Io non respiro quando faccio i segni, trattengo il respiro per dare proprio un segno perfetto e quindi avere una buona resa di questo disegno. Ok, benissimo. Il disegno è terminato o comunque dovrò poi realizzarlo con le sfumature adatte, ma era giusto per darvi un'idea di quello che è inchiostrare con il digitale. Qui dietro potete vedere che c'è un casco per la realtà virtuale. Prossimamente faremo un video facendovi vedere come si disegna con la realtà virtuale, quindi seguitemi se volete e qui è tutto. Grazie, that's it.